Ciao a tutti! Oggi è una sorpresa! Allora, loro sono due dei miei quattro cani. Sì, ho detto due, ho fatto quattro. Vabbè. E lui è Phoenix, quello che non ho in braccio, il mio grande amore. È l'ultimo che abbiamo preso e ha 3 anni e mezzo, però ce l'ho da solo un anno. Sono tutti e due romani. E lei, questo topo qua, questo cosino qua, vero? Questo topino qua è Xina, o meglio, Dex Amore Glendal. Lei è la famosa Glenda da cui prende il nome il canale, e però l'abbiamo chiamata Xena, invece il suo nome è originale Phoenix ed è rimasto Phoenix. E volevo parlarvi del rapporto che ho con. Cippe cioppe, perché loro hanno tantissimi soprannomi. E con. Non tanto con i cani in generale, ma con il loro allevatore, in quanto. Io di quattro cani, Phoenix, devi guardare di là, guardaci, guardaci, bravo. In quanto comunque di quattro cani, tranne la prima di 13 anni e la seconda di 10, che sono madre e figlia, e l'ho presa a Torino, loro due sono due chihuahua pelo lungo, crema, che arrivano da un allevamento di Roma. Questo allevatore fa gare a livello mondiale. Però non li ho presi perché cioè non li abbiamo presi per il quanto siano cani di campioni mondiali o perché dovessero fare le gare, ma semplicemente perché noi ci eravamo innamorati di Xina, o meglio, mia madre si era innamorata di un altro cane. Poi però io volevo Xina perché il signorino qua, il piccolo Phoenix, non poteva essere ceduto ad altre famiglie in quanto l'allevatore voleva usarlo per le gare. Poi successivamente, vedendo per come trattavamo appunto Xena, che è un cane molto piccolo rispetto a tutti gli altri cani che ci sono in giro, è molto piccola rispetto ad altri chihuahua, ci ha dato Phoenix e a me lì è pianto praticamente il cuore perché è diventato tutta la mia vita. Questo rapporto con questo allevatore che si chiama Marco è iniziato all'incirca 3 anni e mezzo fa, quando nel gennaio del 2013 ho visto una foto di Xina da cucciola, insieme ad altri due cuccioli che lui cedeva, e mia madre ne faceva una che dovrebbe arrivare a casa. Dico dovrebbe perché non sappiamo né quando né perché. Comunque dovrebbe venire a casa quest'altra cucciola che si chiama Yuma. Mia madre si era innamorata di questa Yuma. Ma abbiamo preso Xina perché appunto era molto piccola e io la volevo molto piccola perché le altre due sono molto, cioè sono grandi quanto Phoenix, anche forse un pelo di più, e volevamo avere un chihuahua carino, piccolo da portare sempre in giro. E quindi è arrivata Xina, che quando l'abbiamo presa pesava neanche 400 grammi a 4 mesi, stava in una mano, era un topo e sembrava che si dovesse rompere perché aveva le ossicine piccole. E da piccola era una pazza, correva da tutte le parti, però era bellissima. Era veramente bella perché comunque alla fine erano 7 anni che non avevamo cuccioli in casa, quindi era diverso. E da lì è nato un grandissimo rapporto con il loro allevatore, appunto con Marco, che è una persona splendida. E noi lo seguivamo nelle gare qua a Torino fino a quando poi, a proposito, sono andata a prendere Xina a Roma. Siamo stati 4 ore a Roma, difatti devo riandarci perché mi sono innamorata persa di Roma. E poi però quando ci ha dato la notizia a luglio del 2014, sì, a luglio del 2014, ci ha dato la notizia che ci avrebbe dato anche Phoenix. È iniziata una battaglia su quando prenderlo, perché comunque Marco non aveva molto tempo e non poteva portarcelo, finché poi ce l'ha portato. Ed era il 1º di febbraio del 2015, quando l'abbiamo preso. Siamo partite per Modena, io e mia madre, per prendere Phoenix a una gara in cui Marco partecipava. E quando l'abbiamo preso, io me ne sono. sono innamorata subito perché Phoenix è totalmente diverso da Xena, sia esteticamente che caratterialmente. Adesso Xina sembra tranquilla, però è molto vispa. La signorina qua è molto vispa, è una finta principessina. Mentre Phoenix, dove vai?
Phoenix, dove vai? Mentre Phoenix è un bonaccione, dorme sempre, tranquillo lui. E quindi quando è arrivato Phoenix mi si è aperto un mondo, aia, mi si è aperto un mondo e me ne sono totalmente innamorata, tanto da dire che io se potessi avrei altri 7 Phoenix perché lui è bellissimo e un cane così non l'ho mai visto io. E in pratica, dopo che è arrivato Phoenix abbiamo iniziato ad andare qua e là per Marco perché comunque abbiamo fatto gli Expo di Casale Monferrato. Tutti quelli di Torino da quando lo conosciamo, e quest'anno a metà aprile gli abbiamo fatto una sorpresa perché non ce l'aveva detto ed era venuto in Slovenia. Questa location qua che sto approfittando del fatto che finché non sono a casa e non ho una luce decente, questa location mi va abbastanza bene. Questa location è nell'hotel del mio padrino, che è in Slovenia appunto. Ma infatti vi spiego, questa location è appunto in Slovenia, ho la fortuna di averla qua in Slovenia. Ad aprile siamo venuti su io e mia madre, così da un giorno all'altro ci vanno 8 ore da casa mia per arrivare qui. E siamo partiti, siamo venuti a trovare Marco qua che stava facendo le gare, ci ha preso per due pazze, però siamo partiti e siamo venuti qua con Phoenix e Xena. E niente, cioè, il rapporto che abbiamo con questo uomo è stupendo perché cioè, per noi non è un uomo, è un angelo, in quanto comunque tu cosa fai? Dormi? Xena ormai dorme, Phoenix non ci guarda. Scusate, ma Phoenix è un po' così, cioè lui non gliene frega niente. Te ne vai? Cosa fai? E in pratica, questo uomo per noi è un angelo. Perché comunque è una persona che per quanto è conosciuta e per quanto siano grandi i suoi successi con questi esserini molto piccoli, è bella l'umiltà d'animo che ha, è bella la disponibilità che ha con le persone, è bello il rapporto che instaura anche con persone che comunque vogliono imparare a conoscerlo come persona, instaurarci un bel rapporto come ce l'abbiamo noi, cioè. Lui lo sa, lui per me non è una persona qualunque, per me è come se fosse uno zio acquisito. Quando mi chiedono chi è il tuo idolo, tutti magari pensano a un cantante tatuato, un rapper strapieno di tatuaggi. No, per me è questo mio zio acquisito qua, a cui io tengo tantissimo. E sinceramente, cioè, le cose che ha fatto lui per noi, io penso che non molte altre persone le avrebbero fatte, perché comunque. Ci vuole veramente bontà di cuore per poter fare tutto quello che ha fatto lui con noi, anche semplicemente quando viene a Torino e ci incontriamo, ci salutiamo, anche solo quell'abbraccio appena arriviamo, e un abbraccio comunque sincero rispetto ad altre persone che magari lo fanno semplicemente per finta, lo fanno per i soldi, perché magari tu gli puoi comprare un cane piuttosto che gli porti qualcuno che gli compra un cane. Ed è diverso perché, tra l'altro, nel clima del Chihuahua, che ahimè è brutto da dire, ma è un mondo abbastanza venduto, è un mondo fatto principalmente di soldi e di cioè, ricircolo di cani continuo, in cui vengono continuamente. Riempite teche di negozi, vengono continuamente intasate in pagine di Facebook, bacheche di Facebook con foto di questi esserini. Quando poi una persona lo compra, magari perché anziché costare tanto, costa la metà, senza sapere che cosa prende, soprattutto perché anche se sono piccoli, bisogna stare attenti a cosa si prende perché sono comunque cani, non dico delicati, però ci va un attimo di riguardo. A quando li si prende, perché comunque bisogna essere anche pronti a sapersi relazionare con un chihuahua se non lo sia già. E vedere il mercato che ci si è montato sopra, il marketing che c'è su questa razza, ma come su anche tantissime altre razze, è bruttissimo. Sì, forse detto da me non è un granché, detto con 2 chihuahua in braccio. Ma io vi posso dire che ho il Chihuahua da 17 anni in casa perché il primo l'abbiamo preso in un rifugio e veniva spacciato per volpino italiano. Ma lui non era un volpino italiano, si chiamava Ami. Ami non era un volpino italiano, Ami era un Chihuahua, pelo lungo uguale a Phoenix. A
fotocopia, quindi è totalmente diversa la cosa. Poi però, scusate un po' il rumore qua, poi però quando è morto, perché l'hanno investito, siamo stati un paio d'anni senza, finché io comunque continuando a rompere le scatole perché volevo un altro cane, è arrivata la mia seconda chihuahua, ovvero Stellina, che è un pelo raso beige, no, un pelo raso champagne, scusate. E cosa c'è, Fi? Dai, vieni. Vieni in braccio, dai, vieni razzina. Scusate, però, signorino si sente un po' trascurato. Vieni, dai, vieni in braccio, dai. Vieni. No, niente. Sì, sei bello cicciotto, diglielo, io sono ciccio. No, è mio fratello che lo chiama Ciccio, io lo chiamo, come ti chiamo io, amore? Io lo chiamo amore mio e basta, vero amore mio. E praticamente, cioè, è brutto magari sentito dire da una persona che ne ha due in braccio praticamente, perché tu sei in braccio, vero? Sì, quasi. Ci stai pensando. È brutto perché comunque si può dire sì, è facile che tu lo dici, però ci vai a spendere sopra i soldi per comprarteli e comunque li hai voluti di razza. Sì, è vero, io li ho voluti di razza. Vi garantisco che per 5 anni prima di prendere Xina, finché mia madre non mi ha permesso di avere anche Xina, non potevo prendermi un altro chihuahua perché ne avrei preso uno abbandonato di rifugio, ma non. In pratica non potevo avere un altro chihuahua per diversi motivi, perché comunque a casa non mi sembrava il caso di averlo. Non ci credo, cioè, stanno suonando qua davanti, vabbè, spero che non sentiate troppo. Perfetto. E in pratica loro sono stati, lei è arrivata proprio come una sorpresa, perché io non mi aspettavo che arrivasse. Nel senso che comunque sì, la volevo, ma non sapevo se potesse realmente arrivare, perché comunque averne due è già un impegno, tre lo è ancora di più, e quattro è una droga. Cioè, col quattro diventi una droga, perché loro sono dei cani stupendi. Metti dentro sta lingua, amore. Bravo. E magari sì, detto da me può far effetto, perché comunque io li ho, però so che cosa significa non poter permettersi anche un cane del genere se non se li ha la disponibilità economica di poter spendere i soldi per prenderselo, piuttosto che decidere di non prenderlo comprato, perché alla fine è giusto il ragionamento del tu, anche se compri, la teca si continuerà sempre a riempire di questi cuccioli. Sì, questo è vero. Però io sinceramente, cioè, sono cresciuta con questa razza, è una razza che mi porto nel cuore, senza la quale non posso fare a meno. E dove vai? Dove vai? Io parlo di te, tu te ne vai, ma fì. E in pratica non mi sembrava, cioè, avendoli già in casa e riscontrando problemi anche a volerne adottare di abbandonati, perché ce ne sono tantissimi, dicevo, abbandonati, ve lo posso garantire, e abbiamo riscontrato parecchi problemi perché volevano chihuahua che rimanessero da soli, nel senso senza le compagnie, perché non supportavano altri cani, chihuahua con magari troppi problemi di salute, mi dispiace dirlo, però sinceramente nella mia famiglia non penso sarebbe stato, cioè fossimo stati in grado di gestire un cane con problemi di salute, nonostante l'avremmo fatto lo stesso, ce ne fossimo innamorati, perché comunque io penso che, cioè non lo dico per crudeltà, però io penso che se ci si innamora di un essere vivente, qualunque esso sia, che sia un cane randagio, che sia un cane di negozio, e gli si vuole veramente bene, cerca di farsi di tutto per il bene di questo essere vivente, comunque di questo esserino indifeso, semplicemente. Mi spieghi cosa stai facendo tu? Mi fa morire oggi. Semplicemente abbiamo preferito prenderli
perché comunque noi avevamo già altri chihuahua in casa e è una razza che una volta che la si ha in casa è facilmente gestibile, poi non sono cani estremamente rognosi come si crede, dipende molto dal carattere del cane, per esempio. Più così sono pezzi di pane entrambi perché non mordono, non abbaiano, non ringhiano, vogliono sempre le coccole. E non lì sta proprio la persona, comunque all'etica della persona, alla morale della persona, a decidere se spendere i soldi per un cane o salvarne uno dal canile. Per quanto io, prima di prendere il secondo chihuahua, che è quella che adesso attualmente ha 13 anni, io e mia madre avevamo cercato un cane che potesse andare bene per stare con noi in canili, e ne abbiamo girati tanti fino a che non abbiamo deciso di comprarlo. Non c'era nessun cane che potesse fare al caso nostro, ma semplicemente per un fatto che, essendo io piccola, mia madre non voleva un cane grande, cioè, per carità, il cane grande mia madre li ha sempre avuti, però dovendosi gestire non me, ma anche i miei due fratelli più grandi, che quando abbiamo preso Stellina, uno ne aveva 18 e l'altro ne aveva 12, credo. Sì, 12. Un cane grande sarebbe stato meno gestibile, in quanto i miei fratelli, almeno quello di 12 anni, che attualmente ne ha 25, però non avrebbe potuto portare, per esempio, giù, perché comunque un cane grande, un ragazzino di 12 anni, non è che mio fratello era di stazza un tempo, adesso è diventato alto, bello e magro. Se lo sente mio cognato mi fa: "Beh, hai detto che tuo fratello è bello", perché di solito dico che è brutto, ma non è vero. E in pratica Phoenix, come possiamo dire? Non lo vedeva giusto mia madre, quindi, ecco. Cioè, quindi abbiamo deciso di prendere un cane piccolo perché ci eravamo innamorati in Toscana in vacanza di questo dannatissimo chihuahua, e alla fine abbiamo preso sto chihuahua. Ed è arrivata Stellina. Poi, vabbè, è arrivata Luna, che è la figlia di Stella, perché io volevo un cucciolo. E poi, dopo Luna, io volevo un chihuahua piccolo, solo che mia madre lo voleva maschio, bianco, a pelo raso. Io lo volevo... Stai dormendo in piedi? Io invece lo volevo cioccolato, femmina, pelo lungo. Il che è arrivata Xina, che è un mix. Stai preparando a salire in braccio, io già lo so, dopo ti faccio le coccole. E in pratica abbiamo deciso di prendere Xina. Con Xina, appunto, ci si è aperto un mondo, nonostante abbiamo chiuso parecchie amicizie per invidia, perché erano amicizie, alla fine erano amicizie di soldi, in quanto non abbiamo. Abbiamo chiuso queste amicizie perché abbiamo deciso di prendere Xina, che non era un cane che era un cane che veniva da un allevatore esterno al Piemonte, e che non era amico nostro già da prima di prendere Xina. Quindi, di conseguenza, per alcune persone è stata un po' un dispetto che gli abbiamo fatto, perché abbiamo deciso di prendere appunto questo cane altrove. E evidentemente si è dimostrato che queste persone si sono comportate male nei nostri confronti, in quanto comunque se un'amicizia viene basata sui soldi, sul fatto che io debba comprare per forza un cane da te, non è una vera amicizia. Quindi il mondo del Chihuahua, almeno per quello che io sento, per quello che io ho vissuto, per quello che ancora ogni tanto mi tocca vivere, il mondo del Chihuahua è un mondo terribilmente venduto, è un mondo in cui si fa di tutto pur di vendere Chihuahua. E nonostante tutto, è veramente facile vendere un chihuahua a chiunque, è veramente facile essere fregati con un chihuahua venduto per cifre esorbitanti, quando non è magari neanche un cane di razza, in quanto comunque un cane senza pedigree non è un cane di razza, ma è semplicemente un cane, come può essere un cane meticcio, come può essere un cane che si trova con qualche annuncio di cucciolate tra incroci al quale viene richiesto rimborso spese veterinarie. E a livello paro paro di quelli, quindi logicamente non può essere visto in altro modo. Ed è totalmente diverso dal saper che cosa cercare, come cercarlo e quando lo si trova. Xena, tu praticamente sei andata, ciao.
è totalmente diverso. Quindi poi per carità, cioè prenderlo con o senza pedigree sostanzialmente è la stessa cosa se non lo si vuole prendere per fare gare, perché senza pedigree le gare non le puoi fare. E se non vuoi fare cucciolate, nel senso, cioè, allora io spero che nessuno voglia prendere un chihuahua per fare solo cucciolate per i soldi, perché quando sento qualcuno che mi dice, io vorrei un cane come i tuoi per fare cucciolate, no, cioè, vai, cioè, perché sinceramente per quanto siano piccoli e costino comprarli questi cani, è brutto sentirsi dire, io lo voglio così poi faccio i cuccioli e li vendo, perché comunque i parti dei chihuahua sono molto delicati in quanto fanno pochi cuccioli e se ne fanno tanti hanno complicanze, rischiano veramente tanto. Perché vabbè, Xena non posso paragonarvela perché è un topo e non può fare gravidanze. E Phoenix è troppo ciccio, però perché Phoenix è un po' sovrappeso ancora. Però Phoenix, perché è stato castrato e quindi il mio amore è sovrappeso, poverino, poverino, come la padrona. Detto ciò, come mio solito, ma nel tempo capirete, ho iniziato a fare caciara, ho iniziato già a parlare troppo. Comunque, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Saluta Phoenix, ciao!